rotto una delle tre lame a disposizione. Papà? Ehi. Io non vado a B&Q a comprarti un altro set e spende altri 18 pound? Eh? No, 7, ne bastano 3. Un altro set! Ce l'avevo capito. Dai, dai. Dai, dai, che dobbiamo andare a cena fuori. Esatto. Riproviamo. La metta numero 2. Parliamo di tutta la mia caspita di fatica che ci ho messo per mettere sto cavolo di isolante qui dentro e lui me lo sta grattugiando tutto! Tutto me lo sta grattugiando! Siamo riusciti a finire per tempo! Prima della cena! Vieni qua, guarda! A caso abbiamo fatto un 5 bruttissimo! Guarda! Oh, non c'è! Non c'è! Non è vero, stiamo al contrario! Chi è? Becca! Ma bisogna tagliare pure il legno però! Il legno Rolo va controcorrente. Il legno dove sta? No, non è il legno, è tutto sto cazzo di cosa. No, no, non ci credo, coglioni. Me la stai a tirar fuori, papà. Guarda che faccia da sadico. Sì, dai, non ci credo, papà. Non lo scalpo del mio nemico. Tiè. Non ci credo. E questo qua. Sì, però devi stare calmo, no, devi stare manzo. Via. Devi stare manzo. Ho capito, possiamo prenderci i due minuti, eh? fai vedere. Ragazzi, e bentornati in questo nuovo episodio di Mi costruisco il mio van e va tutto a rotoli. Nel video di oggi vediamo come portiamo la corrente elettrica qui in questo splendido ughetto. Allora, partiamo con il dire che la questione corrente elettrica è stato il problema principale da quando abbiamo cominciato a costruire questo van, sostanzialmente. Per due motivi. Uno, perché mio padre ci ha messo veramente tantissimo tempo a spiegarmi come funziona la corrente elettrica. Ecco, adesso io non so se voi, a differenza mia, vi siete mai chiesti cosa c'è oltre l'interruttore che fa click e clock quando entrate in una stanza e lo accendete. Io per tutta la vita non me lo sono chiesta, in maniera anche un po' stupidamente, non me lo sono mai chiesto. E nel momento in cui ho voluto trasformare questo bellissimo Mercedes in Ugo, ho sentito ovviamente, ragazzi, giustamente come tutti, l'esigenza di portare la corrente elettrica, e in quel momento ho capito che mi dovevo chiedere e dovevo trovare spiegazioni su cosa succede dietro l'interruttore della luce. Quindi, avendoci messo tantissimo, è stato il primo intoppo che ci ha fermato per una buona settimanella sull'andamento dei lavori. E il secondo motivo dei nostri rallentamenti nasce dal fatto che finalmente ho capito come funziona la corrente elettrica e come l'avremmo dovuta portare qui nel van. E di conseguenza io e mio padre abbiamo cominciato ad avere le nostre piccole diatribe, piccole discussioni su che tipo di batteria scegliere di comprare per il van. Io volevo ovviamente una batteria super potente, super cazzuta, da almeno minimo, non volevo accettare meno di 120 ampere. Però lui, dopo tanta fatica, con una settimana, quasi 10 giorni di
coglioni, è riuscito a convincermi a comprarne una da 105, che però poi non avevamo valutato che il posto che avevamo deciso di adibire la batteria non era quella batteria che abbiamo preso, era troppo grande. C'è anche da dire, c'è anche da aggiungere il fatto che la scelta della batteria è stata comportata anche dai soldi, perché io ho voluto scegliere ovviamente la batteria più costosa di tutti, però con le mie valide motivazioni, diciamo. E quindi comprare la batteria, portarla a casa, visto che non entrava, ritornare al negozio. Soprattutto tutto ciò è tutto ciò ho fatto cercando di evitare di spostare il van, e quindi non potendo spostare il van perché ci siamo ancorati a questo parcheggio che ci permette di lavorare facilmente da casa, diciamo che la mia libertà di movimento era un pochino limitata. Però risolto la questione del problema batteria sbagliata, ne abbiamo presa una da 80 ampere con ovviamente il permesso di Sir Pier Giorgio di comprarmene in un futuro un'altra, così da arrivare a 160 ampere nel caso in cui mi dovesse servire tutta questa energia. Ecco, quindi vado alle ciance di nuovo e iniziamo, perché ovviamente io devo fare le cose sempre di corsa. Non esiste che Amel fa le cose con calma, senza stress. No, io devo fare le cose con l'agitazione, di corsa, perché ho le scadenze, perché ho così e perché ho quella. Giustamente voi vi starete chiedendo: ma che scadenze c'hai? Sì, è vero, vuoi partire, non ci hai anche neanche detto dove, però immaginiamo che c'hai un po' di tempo. Sì, ho un po' di tempo per partire veramente e lasciare Londra e l'Inghilterra, però da quando Ugo mi è venuta questa irrefrenabile voglia di partire un po', di andare in giro, poi cioè fanno 36 gradi, non è il motivo per cui sono venuta qui in Inghilterra tutto questo caldo. E perciò, visto che sento questa profonda necessità di mettere a mollo i piedi nell'acqua del mare, preferibilmente, domani sto partendo con un'amica e dove non lo so, non lo so, sono indecisa tra tre posti, stasera ci telefoniamo e decidiamo. E quindi sì, non posso stare qui a continuare a fare le chiacchiere con voi ragazzi, perché devo portare la corrente elettrica e mi devo andare a comprare il materasso, perché quello che ho comprato ovviamente non va bene. Quindi partiamo, dai, su, su, partiamo, partiamo. Eccoci qua ragazzi, siamo arrivati al primo giorno di lavori del van e con i lavori di oggi praticamente faremo un aggancio, un buco tra il vano guidatore, diciamo, con la panca di casa, cioè con il resto del camioncino. L'idea è di usufruire gli spazi che stanno qui sotto, come potete vedere, per poter mettere la seconda e la terza batteria. Aspetta. Oh cazzo, ok. Senza rubare troppo spazio alla zona casa. Questo giallo è il pilota. Io adesso vado dentro, tiro e tu spingi, e così abbiamo fatto passare il cavo che ci porterà la corrente dentro il van. Capito, mi hai? Dopo aver speso tutti questi soldi per sta batteria. Dopo aver speso tutti questi soldi per sta batteria, che ho verificato che c'entra. Qui dobbiamo mettere una tavoletta, poi da questa parte, perché è comandato dall'esterno del sedile, mettiamo l'interruttore on off. Questo lo buco, lo metto qua, così di qua entrerà, qui entrerà l'interruttore, i cavi entrano qua e qua, da destra e da sinistra o da qui e qui entrano i cavi, quelli che entrano e quelli che escono, e poi questo viene chiuso in maniera tale che non ci siano assolutamente cortocircuiti. Allora, io avevo questi sono oggetti di Ikea che servono per far, si legano a un mobile e per far scorrere il mobile su un binario di Ikea, però hanno questo piccolo pezzo rialzato che è perfetto per bloccare una batteria, perché si fanno due buchi con delle viti, si mette
forte in maniera tale che questo va ad appoggiarsi alla batteria e la tiene fissata. Quindi questi saranno i morsetti che tengono bloccata la batteria. Due da una parte e due dall'altra, la batteria non si muove più. Installata la batteria con i morsetti, facciamo la prova finestra. Significa che se non funziona bene, se buttiamo dalla finestra. Ok, proviamo. Proviamo? Vai, aggrappati alla batteria e cerca di sradicarla. Ok. Pronti? Pronti? Via! Via. Non c'è più! No, non si stacca. Non si stacca. Mi ho fatto un bel lavoro. Prova finestra. Riuscita? Sì, non ci buttiamo. Non ci buttiamo dalla finestra. Sono i miei superpoteri. Il supercalino. Bye bye. Chiudo i miei superpoteri. Riapro i miei superpoteri. Papà, ma sei sicuro che io sto a montare sto vanno con un uomo di 70 anni e non con un bambino di 3? Bambino? Peter Pan. Cioè, quest'estate gli ho dato tanti di quei soldi a sto tizio, papà. Cioè, per far capire che sa, no? C'hai presente i gelati del McDonald's? Ecco, fa schifo uguale. Però qui c'è il gelato italiano. Però bisogna arrivare fino a Donos. Vabbè, non fa pubblicità. Però bisogna camminare un po' per trovare un buon gelato italiano. No, in realtà è per farvi capire quanto non è buono questo gelato, ma è solo la musichetta a farci venire. E quello del McDonald's, il cono bianco del McDonald's, è più buono. Però è vero, sta musichetta, riflessi di Pavlov. Chi vuole si può documentare sul chi era Pavlov. Papà, penso che io lo metto questa parte. No. La metti? No, la metti. Sì. Basta, già, noi abbiamo l'acqua. La tua è in plastica. Non fa in giro questo. No, non è usaggetta. Sta lì da un mese. No, ok. Adesso manca. Adesso dobbiamo assicurarci di mettere il battery controller, che in italiano non so come si dice. È il regolatore di carica. Regolatore di carica. Ok. Lo mettiamo sempre lì vicino. Lo mettiamo sempre lì vicino, perché ovviamente va messo. Lo possiamo mettere qui a fianco. Uh-huh. Qui a fianco. Dentro. In realtà possiamo metterlo anche qua. Perché lo vuoi mettere là all'angolo? Perché poi tanto dopo deve andare al positivo. Capito? E poi perché così uso sta vita qua senza fare troppi danni. Che ti ricorda? I mamutones. È un po' di mammut sembra, guarda, c'ho pure le corna questo. Allora, questi sono i contatti che andranno al negativo, uno della batteria e uno a massa. Aspetta. Uno batteria e uno a massa. Questi sono i contatti che vanno alla batteria numero 1 e alla batteria numero 2, perché questo permette la regolazione della carica tra le due batterie. Quando la seconda batteria è carica, se ne accorge. Smetti di ruttare. Non sto ruttando. Ho avuto il singhiozzo. È molto più elegante. Quando si accorge che, allora, questo funziona con una differenza di potenziale in maniera tale che se supera i 3,8 volts, quando vengono dall'alternatore ne vengono di più. Quando supera i 13,8 volts, questo blocca.
quando scende al di sotto dei 12 volts che la carica nominale della batteria lo blocca, quindi questo praticamente serve a far caricare la batteria che da 12 volts o al di sotto dei 12 volts scarica fino a non superare i 13 volts, 13,8, e questo protegge la batteria. Quindi batteria numero 1, perché questo mette in parallelo due batterie, batteria numero 2. Questi sono i contatti del negativo, uno va alla massa della carrozzeria e uno va alla massa della batteria. Easy. Ok? Yeah. Questo ho messo per così. Ecco fatto. Va bene. Ok, questo è montato. Bisturi. Beh, non è proprio un bisturi, però insomma taglia a taglia. Sono le forbicette proprio dei bimbi delle elementari qua. E vabbè, queste ci servono, non ci serve altro. Questi due li mettiamo qua dentro, che è abbastanza grande per contenerli tutti e due. Ok? Mm-hmm. Adesso questo lo mettiamo qua dentro e adesso vi darlo. Ok. Bene. Beh, siamo a cavallo, no, pa? Beh, più o meno. Che guardi? No, sto dimenticato qualcosa. Questo l'ho messo. Questo adesso non è collegato alla batteria, quindi la batteria potremmo anche collegarla. Dopodiché qui possiamo chiudere e stare seduti più comodi. Alleluia! 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 Fa vedere lo splendore del lavoro che abbiamo fatto, dai. Ta-da! Per quanto riguarda il vano anteriore della macchina, abbiamo quasi finito. Adesso manca l'ultimo procedimento, che è quello di attaccare la batteria principale della macchina con la batteria secondaria. Quindi il sedile del passeggero è tornato ad essere un sedile del passeggero, è tutto nascosto sotto e sì. Nel frattempo sono riuscita a trovare un altro materasso che, a differenza di quello precedente, diciamo quello sbagliato, comprato a IKEA, che come dice Pier Giorgio non è sbagliato, era quasi giusto, dovevamo fare troppi tagli eccetera eccetera, che per me praticamente vuol dire sbagliato, e ne abbiamo trovato un altro usato. Voi comprereste mai un materasso usato? Non lo so, io pensavo di no, però con i precetti e i concetti che stanno nascosti dietro allo zero waste non dovrei lamentarmi più di tanto, e in più alla fine tanto di cimici del materasso mi hanno già mozzicato abbastanza quando ero in Asia, quindi non credo che mi faccia tanta differenza. Comunque voi fatemi sapere cosa ne pensate, ditemi se qui sotto nei commenti se comprereste mai un materasso usato, e se sì perché, se è per lo zero waste come me, o se no perché. Dai, iniziamo una conversazione, su.